A margine della presentazione del suo nuovo film Che bella giornata, Checco Zalone ha parlato della sua seconda esperienza cinematografica, dopo il grande successo della sua prima pellicola Cado dalle nubi. Finalmente questo secondo Sta tutto, cagando. guarda, io gli dicevo prima, io un po' di film vado a vedere, credo sia uno dei più bei 5 film che ho visto in tutto quest'anno. È vero. Per la mancanza di pretese, la serenità, la bellezza della sceneggiatura e soprattutto una cosa che volevo chiederti, come fai a mischiare sempre in maniera straordinaria l'alto con il basso, cioè voglio far vedere questo meridionale che diventa, a me è venuto voglia di andare in provincia di chiusura. No, non lo so come faccio, l'idea di partenza è quella, bravo. Cioè, hai fatto un'analisi, io non avrei saputo dire tutte queste cose. Cioè, La trasversalità, cioè arrivare a tutti. Poi la Puglia ti è venuto di voglia di andare in Puglia, a me io invece c'ho un rimorso, abbiamo girato poco in Puglia, perché quando si va lì si apre tutto, ci sono i colori, sono più belli, c'è il mare, ci sono i trulli, E la c'è una campagna. disparità anche diversa, c'è questa festa fermata in lungo la Sì, scena, che è poi è molto bella effettivamente, anche questa dimensione da recuperare, che magari qua a Milano non c'è effettivamente. c'è Caparezza, è la parte del film che mi ha Sì, più è un ciclo convinto, che molto mi piace stimolante. vedere. È bella la Puglia. Poi prima in conferenza dicevi che stavi dicendo con Gennaro che preferite fare un film che non fosse appunto un classico one man film, ma con molti comprimari effettivamente Sì, per fare. è anche difficile per il capo comico, il protagonista, però è bello, cioè, c'è un Rocco Papaleo straordinario, c'è un grande attore, ma anche gli altri che si prestano a fare la spalla, Solenghi, con il quale all'inizio avevo un rapporto come si dice, di sottomissione, di soggezione, sottomissione, quindi siccome poi io collaboro con lui, gli spiego le scene, io dovrei spiegare la scena a Somenti, che ti guardava come a dire che cazzo, il primo giorno, poi gli abbiamo fatto amicizia, è stato tutto più facile, sì. Diceva che sto parlando prima con la ragazza, che tra l'altro complimenti anche per lei, effettivamente, perlomeno per il talento comico, usiamo questo eufemismo, effettivamente. Ho notato, diceva, che c'era molta improvvisazione. Quanto ti senti ormai, Totò? Perché secondo me ricordi il principe, Grande per me cazzata. non è vero, non è vero, No, secondo me no, ricordi. no. Fede, io sono molto cattivo, lui mi conosce, secondo me ricordi in determinate cose. L'uso del linguaggio, li ho guardati quei film, il linguaggio è una delle strategie comiche, però non so molto. Qua, ricordi, No, ma in proporzione, una utilizziamo sui ricordi. Gli devi dare ragione, Gli devo la dare ragione, premessa vabbè, è che lui è ricordo molto cattivo, se no ti dà il microfono in Ok, testa. io sono Totò, anzi Totò ci avrebbe da imparare da me. Oh.